Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, ho tagiversato un pochettino per giocare il tutti contro tutti, ma questa volta ve lo voglio far vedere nella terza puntata di Call of Duty Ghost. Visto che oggi riprenderemo anche la puntata di Black Ops 2 per la fine di Black Ops 2, visto che adesso verrà rimpiazzato principalmente da Ghost, giustamente. Perché a me sembra un ottimo titolo, ragazzi, mi sta divertendo tantissimo. Ho finito la storia, devo essere sincero, la storia mi ha fatto venire voglia, il finale, ragazzi, soprattutto mi ha fatto venire voglia, cioè, non che mi ha fatto venire voglia, ragazzi, vorrei tanto che uscisse anche il successivo, magari Ghost 2, quello che cazzo è, perché veramente, ragazzi, rimarrete sbalorditi dal finale, anche se, diciamo, non me lo sarei mai aspettato, devo essere sincero. Quindi ragazzi, prendiamo le cuffie, mettiamoci le cuffie qui, prepariamoci per una partita in tutti con tutti, ragazzi, perché io, ragazzi, adesso vi faccio vedere caserma. Ah, vedete nella mia classifica, andiamo su tutti con tutti, ragazzi, e ho fatto 195 uccisioni e 117 morti. 1,58 di rapporto, ragazzi. Adesso, non pensate tanto a questo punteggio che ho fatto, ma fidatevi, è una merda giocare online, perché fa proprio incazzare. C'è gente o connessionata o che rimane molto camperata, ragazzi. Io non so, questa cosa di camperarsi in tutti contro tutti. Prima non c'era su Black Ops 2, ho detto boh, adesso c'è di nuovo, cioè dal nulla è uscito questa cosa di camperarsi. Su Black Ops 2 è incominciata la fine del gioco, quando stava per uscire Ghost. E ragazzi, guardate quanto ho fatto in deathmatch a squadre invece. 1715, 798 morti, rapporto 2,18, ragazzi. Vedete un pochettino come sta girando tutto. Io sto giocando solo in deathmatch, raga. E poi ragazzi, ovviamente metterò la telecamera centrale, me l'hanno chiesto, io ve lo faccio vedere, metto la telecamera centrale. Ditemi voi se vi piace così, altrimenti la risposto a destra, se vi va meglio così. E poi un altro appunto che volevo dirvi, sul fatto di YouTube, ragazzi, questa storia di collegare per forza il profilo YouTube a Google Plus mi ha creato un pochettino di problemi perché non riuscivo a rispondere ai vostri commenti, ragazzi. Quindi mi sa che anche voi dovreste collegare il vostro account a Google Plus, Google Plus, quello che cazzo è, ragazzi, non me ne frega niente. Dovete collegarlo, altrimenti, cioè, io ad esempio adesso, se non sbaglio, potrei rispondere ai commenti di quelli che l'hanno collegato. Gli altri invece non posso neanche rispondere, ragazzi. Non so perché. Questa cosa mi fa veramente incazzare, perché lo stanno rovinando, a mio parere, YouTube, con queste cose, con questi aggiornamenti del cazzo, veramente, raga. Io me ne sono reso conto perché avete commentato molto poco e questo mi è dispiaciuto. Ho detto sicuramente saranno stati i problemi di questa storia del Google Plus. Comunque sì, ragazzi, partiamo subito, andiamo su trova partita standard e andiamo in TCT tutti contro tutti. Partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Overlord, usiamo le Metal X. Ah, ho tolto tutte le abilità, cioè ho messo un casino di abilità, ragazzi, ho tolto tutto e ho messo, no, ho messo un casino di abilità, ragazzi. Ma cosa vuoi fare? Un casino di abilità, ho dato granate e minchiate varie, perché non sono veramente inutili in questa modalità. Dura. Vai. Strano. Ah, vi consiglio ragazzi, le cuffie sempre e comunque. Fanculo. La cosa che mi dà un pochettino più fastidio su tutti contro tutti è che ci sono diverse altezze, ragazzi. Come potete vedere, gli edifici, cioè, sono di un piano, due piani. Ma muori, grande. Sono di uno, due piani, quindi dovete controllare benissimo qualsiasi posizione, altrimenti vi inchiappettano. Ok, vedete le uccisioni. E là! Grande. Andiamo. Ma vai. 5-1. Schifo. Sto perdendo. Sto perdendo e non va bene. Dovrei far vedere una vittoria qui in tutti contro tutti, invece no. Bello, dove cazzo è finito il tipo? Mi spara da dietro. No. Strano. Andiamo qui, andiamo un pochettino in zona di fuoco. Dai, salta! Vai, olè, grande. Ma muori, grande. Andiamo. Vai, 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 vai. Troppa gente è morta. No, 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 cazzo! Fanculo!
Mi sono già anche... Ah, non ce l'ho ancora l'esatto, perfetto. Ma muori, grande. Che strano! Che strano! Ah, ok. Quindi sei qui stronzo, eh? Ah, minchia, se non vuoi morire. Ma grande. Satcom alleato attivato. Amori, grande. Pronto. Satcom nemico localizzato. Ma dai, ma che cazzo! 10-4, dai, raga. Ma grande. C'ho dietro? No, non c'ho dietro nessuno. Andiamo qui, andiamo qui. Dai, piazziamo, Satcom alleato grande. attivato. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ragazzi, le ricompense mettetevi sempre quelle più facili da raggiungere, perché qui... Ma cosa fai? Non camperare! Ma grande! Vamo! Ma vai! Sì! Mi Satcom spacchetto il nemico localizzato. culo! Qui non c'è nessuno. Mettiamo un satcom qui. E Satcom alleato piazzate la attivato. maneta, ragazzi. Ma Cane che da guardia cazzo pronto. camperi? Cagnolino, vieni con me. Andiamo? Andiamo, Pippolo. Sono a livello 35, ragazzi. Sto andando anche velocemente. Ma guardate i camper, ma porca puttana. Ma ancora su Call of Duty sti minchia di camper. Ma grande, vai. Perché sto giocando così bene? Non lo so, ragazzi. Però sto spaccando il Satcom culo a nemico tutti. È localizzato. una cosa epica, grande. Approvvigionamenti nemici in arrivo. Solitamente in tutti i contenuti ci mettevo 30 anni a ammazzare gente. Approvvigionamenti nemici. Ah, ragazzi, poi ricordatevi quella storia del clan. Perché io ve l'ho detto, se volete... Se volete fare un provino per il mio clan, io sarò contento di accettarvi. Perché veramente, ragazzi, io vorrei due persone che siano veramente buone a giocare di squadra. Perché io sto imparando da poco a giocare in squadra. Quindi sapete come gioco io solitamente. Elicottero grande, Hind! Poi vi spiego, alla fine del video vi dirò anche la mia classe, quale utilizzo principalmente, perché vi potrebbe tornare abbastanza utile in questo caso, in tutti i contenuti, anche in deathmatch a squadre, ragazzi. Perché la cosa principale in questo momento è... Ma che cazzo di cane è? Minchia, il cane di Iron Man, porca puttana. Cos'è questa cosa? Minchia, figlio di puttana, non ammazzare il mio cane. Vai. Su, c'è qualcuno. Dai! Cane di merda! Ovviamente, ragazzi, la gran parte della massa di quelli di Call of Duty Black Ops 2 di camper sono venuti su Ghost, giustamente. Ma cosa vuoi fare? E che strano! Sto cazzo, cane di merda! Sto cazzo! Mi morsichi le palle, un cazzo! Non me ne morsichi! Ogni volta mi fa perdere i sensi. Allora, andiamo qui. Bravo, bravo! Ma non ti ha ucciso il mio cazzo di elicottero, stronzo. Ma grande! Ma dai, è ovvio, ragazzi, è ovvio che mi nasce dietro. Cazzo! Giriamo, andiamo. 28, ragazzi, stiamo vincendo. Ma come cazzo? Ma dai, ma sono tutti camperati, ma porca puttana. Ma come cazzo si gioca Call of Duty? Camperando. Eh sì, per molti è così. Per molti è così, ragazzi. Molti si camperano solo... ragazzi, l'abbiamo vinta. Fanculo. 39, ragazzi, sono andato finalmente in super positivo. 39. Un anno per poter vincere tranquillamente queste cazzo di partite in tutti contro tutti. Perfetto, adesso vi faccio vedere la mia arma. Spero che vi possa essere utile, perché veramente, ragazzi, è una bestia. Io ovviamente sono anche coglione, ho sbloccato i personaggi da 100 monete d'oro, 100 punti squadra. Ragazzi, usciamo. Andiamo su Crea Soldato Glasgow.
Adesso vedete ragazzi, questo è il mio soldato. Allora, questa l'arma che utilizzo principalmente è questo, l'M-Tarrix. Ah, come potete vedere c'ho l'M-Tar normale con mirino laser, calcio anteriore e freno di bocca ragazzi. Allora, l'M-Tar X è una mitraglietta ragazzi, quindi siccome non è buona dalla distanza, non è ottima, io ho messo prima di tutto mirino laser per avere maggiore precisione, calcio anteriore per avere maggiore stabilità e freno di bocca per aumentare i danni a lungo raggio ragazzi. Quindi grazie a questo posso devastare i nemici dalla distanza, posso spaccargli il culo. Ovviamente queste cose sono cose inutili, futili, che non servono un cazzo. Ho tolto la secondaria ragazzi, perché alla fine se utilizzo l'M-Tar mi va più che bene. E ho tolto anche letale e tattica. Perché? Perché non servono un cazzo sinceramente ragazzi. Come gioco io raga, non servono a niente. E cosa ho fatto? Con questo modo, con questo eliminando la secondaria, la letale e la tattica, sono riuscito ad aumentare le specialità ragazzi. Adesso vi faccio vedere le specialità che utilizzo. Allora, prima di tutto utilizzo prontezza. Dopo uno scatto l'arma è pronta più rapidamente. Quindi voi state correndo per avere l'arma prima, diciamo, a portata di mano, per puntare l'avversario, ce l'avrete prima e sarà più veloce il movimento e quindi avrete la possibilità di sparare il nemico prima. Gioco di prestigio, ragazzi, ricarica più rapida, cioè una cosa utilissima in questo caso. Cioè, perché dovete, io ad esempio carico sempre, ragazzi, come avete potuto vedere, io carico sempre, ammazzo un avversario, carico. E quindi è utile, a mio parere. Poi, estrazione rapida, ragazzi, mira più veloce, quindi anche questo... La mira sempre più veloce per metterselo all'occhio l'obiettivo, il mirino laser, è sempre velocissimo. Poi sciacallo, perché è una cosa utilissima, visto che comunque sia le munizioni scarseggiano, ve ne mettono veramente poche all'inizio del round, ve ne danno quando morite, quando spawnate, ve ne danno veramente poche. E infine metto un accessorio extra, perché l'arma del Metal X mi serve anche dalla cioè che deve avere un danno anche dalla lunga distanza. E niente ragazzi, questa è ovviamente il pacchetto serie d'attacco, cioè l'assalto con Satcom, cane da guardia e ovviamente Lind, che è una figata assurda. E niente ragazzi, spero che questo vi possa essere utile nel caso dovete giocare in tutti contro tutti, in deathmatch a squadra, comunque sia a Call of Duty Ghost, perché quest'arma è veramente una bestia. Ho visto molti che utilizzano quest'altra arma invece, dove cazzo è, fucile d'assalto, utilizzano... Lonely Badger, che mi hanno detto che è molto forte. Io se la proverò ragazzi ve lo dirò subito. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Soprattutto ricordatevi questa storia del clan raga, se siete interessati a entrare nel clan, se siete forti, veramente bravi, io sarò disposto a vedere le vostre potenzialità, andare in un deathmatch a squadra e giocare insieme, vedere come giocate di squadra ragazzi. Io veramente ne sarò contentissimo di giocare in questo modo e avere qualcuno di voi tra, ovviamente nel mio clan, mi farebbe piacere, perché comunque sia le clan war incominciano il 25 di novembre. Quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da cura non mandate tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao raga!